A tutti ormai, benvenuti a Cicchirini in questo nuovissimo e probabilmente ultimissimo episodio su The Evil Within. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo finale, perché probabilmente ragazzi oggi vedremo finalmente, direi tra parentesi, la fine di questo incredibile videogame. Poi ovviamente come sempre, sempre molto incoraggianti, giocherina, quello che affronterà la prossima volta sarà altro che inferno, insomma. Buona fortuna, vi fate le vostre risatine, insomma, le mie spalle, quanto mi volete bene, ragazzi. Per cui eravamo riusciti finalmente a raggiungere, ragazzi, questa parte finale sarà dura da quanto avete detto voi. Per cui, senza perdere più tempo, ragazzi, eccoci qua. Ho notato che abbiamo niente di vita praticamente. E io, ovviamente, ragazzi, non manco più una siringa, insomma, per cui siamo pronti. Andiamo! E a me queste luci qua che fanno avanti e dietro non me la contano molto giusta, vi dirò proprio la sincera verità. Probabilmente non dobbiamo farci beccare. Per cui facciamo un attimo di attenzione, ragazzi, perché non vorrei farmi beccare proprio alla prima, eh. Oh, merda miseria! Allora, aspettate un attimo, dobbiamo concentrarci. Sarà un po' difficile tutto questo. Continuiamo a camminare da questa parte, che forse faccio la cosa migliore. Ok, me la sono scampata per un pelo, ragazzi. Facciamo attenzione. Ok, qua non possiamo andare. Per cui dovremo, oddio, non lo so. Ah, sì, infilarci lì. Ok, quando la luce passa. Ok. Stiamo dietro alla luce e infiliamoci qua. What the fuck? Che succede? Ok, quando la luce passerà, ragazzi, dovremo fiondarci di qua. Ok, ecco fatto. Perfetto, aspettiamo con pazienza. È meglio non mettersi fretta in questi casi, perché poi possono succedere casini, ecco. Ah, di nuovo, aspettiamo che la luce passi e poi ci ficchiamo qua dentro. Ecco fatto. Va bene così, io continuo, eh. Ok, mi ha salvato il checkpoint, ragazzi, per fortuna. Non ci siamo fatti beccare la prima. Ok, devo abbassare quest'altra leva, va bene. La abbasserò molto volentieri. E non so cosa ha fatto. What the fuck? Ah, aspetta, posso scegliere da che parte andare. Va bene, andrò di qua allora. Farò così. Pure. Azzo! Trappole, bombe. Chi più ne ha più ne mette, insomma, eh. Ok, meno male che non sono esplosa. Almeno quello. Non so, ragazzi, mi sa che è il caso di continuare dall'altra parte allora. Perché in mezzo a quei fili delle trappole non so se ci riesco a passare, sinceramente. E vabbè, ma qua è tutto chiuso. E allora è un casino. Devo passare per forza là in mezzo, ma devo vedere come devo fare. Devo vedere come posso fare. Oh merda miseriaccia. Non posso disinnescarle queste, vero? Sembrerebbe di no. Per cui Seb, con calma. Seb, ok. Abbiamo passato le trappole. Qua, oh mine. Mine con filo spinato a go-go, come se non ci fosse un domani. Ah, luce che mi stava per beccare. Oh, porca vacca miseria. Come faccio? Aspettate. Ah, come faccio? Oddio, devo un attimo seguire, ragazzi, la luce, il giro che fa. Ok, fa il giro così e cos'ha, ok, con calma. Ah, la concia le mie. Ok, recuperiamo un attimo la calma. Con calma. Si può fare, è fattibile, però devo andare pian pianino, ragazzi. Pian pianino. Ok, piano. Piano Seb. Con calma Seb. Ah, che cavolo! Dai che non l'avevo toccata però, uffa! Convenite con me che non l'avevo toccato il filo. E dai, è di nuovo! C'è qualcosa che non quadra, ragazzi, eh? Ok.
Io spero, ok, che abbia intenzione di salvarmi il checkpoint, stavo per dire. Una grossa presa per le natiche? Perché sono di nuovo qua? Ma seriamente? Pensavo che finisse tutto lì, ragazzi, vi dico la sincera verità. E invece no, ci sono rimasta proprio de merda. Rubik, non fare i tuoi soliti scherzetti della minchia. Allora, qua c'è una stanza per salvare e qua c'è una stanza... Ah, qua già ci sono stata io. Qua già ci sono stata io. E la sedia, vedete ragazzi, per potenziarsi già non c'è più. Direi di salvare e riprendiamo l'ascensore. D'accordo, riprenderò l'ascensore. Vediamo dove mi porta questa volta l'ascensore. Mi porta di nuovo su, Seb. Di nuovo su, Seb. Se uscirò vivo da qui, non prenderò mai più l'ascensore. Quanto è alto sto posto? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cos'è sto posto? Oh merda, non mi piace per niente, ragazzi. Che cosa dovrei fare? Andarmene, quindi far finta che questa struttura che sembra viva non ci sia. Va bene, farò così allora. No, farò così un paio di palle e chiuso. Che gli devo fare io a sto coso? Lo prendo a pugni. Oh, mi sa che qualcuno si è arrabbiato. Mi sa che qua... È assurdo. Joseph! Jos! Aiuto! Aiuto! Leslie! La concia di tua madre, dov'eri? E ti cerco da 30 anni, Dio santissimo, cioè sono diventata vecchia a seguirti. Sebastian, allontanati da lui. Sebastian, ascoltami. Fermati. Noi due vogliamo la stessa cosa. E chi me lo dice? Senti, lo so. Tu non sei un detective inesperto e lui non è un normale ragazzino. Hai ucciso Joseph e mi hai sparato. Mi sembra di avere motivi sufficienti per non fidarmi. Sei un bravo uomo. Per questo io... Cosa importa ormai? Ma se tu sai chi è... Se conosci la verità, sai anche che non possiamo permettere che viva. Stronzate, Rovik. È lui che... Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Leslie, fermo! Leslie, non farlo! È nudo, non farlo! Oh no! Oh no! Leslie, no! Leslie! Oh merda! Vacca, ragazzi, l'ho liquefatto! Come hai potuto? Reggiti, Seb! Reggiti!
Oddio, no! Oddio, c'era anche lui lì! Seb, resisti! Che orrore, che asco. No, ma mi è allucinante tutto questo. Sapevo, porca miseria. Continueremo a provare Seb, perché dobbiamo farlo fuori. Seb, a tutti questi Seb, la lingua ha fatto lei di Seb. Dobbiamo fargliela pagare. Va bene, oddio Gesù. Dai. Seb, dobbiamo fare attenzionissima. Ecco, mo mi prende di nuovo. E che stra due palle. Devo andare dall'altra parte, ho capito, va bene giochini, hai capito? Ce la faremo! Ma Seb, la concia è tua madre! Non ti preoccupare Seb, è già tipo la quarta volta che moriamo nella stessa identica maniera. Ok, oh porca vacca, miseriaccia. Ah, c'ho pure l'apparecchierente, giustamente vuole rendere il suo aspetto più credibile. Ah, che succede? Giuseppe e pure Maria. Madonna santissima, dobbiamo continuare a muoverci, Seb. Lì che mi cerca. Ma quante Maria, che schifo. Oh, peggio di Seb. Oh madonna, super mitragliatore, lo userò a tutti i costi. Spara Seb, senza paura, Seb, la mano! Gesù, ti sparo in testa, Dio santissimo! Oh, non farlo! Oh! Ragazzi, la mia mira non si smentisce mai, va bene?
Ma lo colpisco in qualche modo? Ragazzi, non lo becco mai! Era ora, Dio santo! Santissimo, non è finita, vero? Ovviamente no, più arrabbiato di prima. Ah, oddio, che schifo, che orrore! Oddio, che schifo, che orrore! Ah, aiuto! Spara, Seb! Spara! L'ho mancato alla grandissima, ragazzi. Cioè, fallimento peggio di questo non si poteva vedere. La mia mira adesso deve migliorarsi almeno per un nanosecondo. Almeno. Ce la faremo, Seb, ce la faremo. Uno dei tanti, non deve fare. Ah! È finita? L'abbiamo davvero sconfitto? Seb! Oh, stai bene, micchia! Ah! Che è Matrix? Quando ragazzi ho visto essere infilzato ci sono rimasta malissimo, ve lo giuro. Non so se si è notato. Oh! Fai piano, ti sei appena risvegliato. Ecco, oddio, poverino. Mi sono affezionata a Seb. Madonna, che ci tocca fare mo? Io ho creato questo mondo. Sì, l'avevamo capito. Tenermi qui. Io non posso tenerti. Oddio, che devo fare? Oddio, oddio, oddio. Tocca a noi fa sta cosa, metterò ovviamente. Fine a tutto. Ovviamente tocca a noi, sì. Oddio. Sì, quello è il suo cervello, ovviamente, ragazzi. Eravamo dentro la sua testa. Devi schiacciarlo, Seb. Schiaccialo, Seb, schiaccialo. Oddio, che soddisfazione. Schiaccialo. Schiaccialo, Jafar, schiaccialo. Segni vitali, signore. Oh. Che schifo. Lasciatelo. Anche quei due non se ne andranno. Oh. Nessuno può. Che cosa diavolo significa? Che vuol dire? Oh, che vuol dire? Non ci eravamo risvegliati? Di nuovo. Che diavolo succede? Che sta succedendo qui? Spiegazioni, non ho capito niente. Che succede? Perché erano loro a tenerci qui? Siamo dentro all'ospedale. Thank you.
povero Seb. Siamo sempre stati qui dentro. Povero Seb, oddio, sono da qua. Oh, non sparate, eh. Via, via. Se gli capita qualcosa ci sto. Detective, si sente bene? C'è qualcun altro? Mi serve soltanto un po' d'aria fresca. Arrivati, eh? Con calma! Con calma voi, ragazzi! Leslie? Non è Leslie! Oddio no! Oddio no! Oddio no! Rubik è entrato dentro Leslie, ragazzi, secondo me. Quindi non l'abbiamo ucciso davvero. Che... Finale apertissimo, ragazzi, eh. Apertissimo, già. Cioè, era prevedibilissimo che avrebbero fatto un seguito, come poi è successo. Anche se poi effettivamente non so se nel seguito ci sarà appunto quel Leslie che a me non me l'ha contata giusta per niente. Comunque, sono felicissima da un lato, ragazzi, perché finalmente sono riuscita a finirlo. Ho cominciato la serie a novembre, è stata veramente troppo lunga. Però togliendo tutto questo, parliamo ovviamente un attimo del gioco. Sicuramente, ragazzi, mi è piaciuto molto, anche perché si discosta un pochettino dai soliti giochi horror a cui siamo abituati, tra virgolette, cioè giochi tipo Outlast o Amnesia, giochi in cui si gioca in prima persona e in cui non c'è l'assoluta possibilità di difendersi. Di Evil Within questo non lo fa, ci fa giocare in terza persona, rendendo il gioco molto più action, permettendoci quindi di avere anche un discreto arsenale a disposizione, cosa che mi è piaciuta tantissimo, immettendoci anche la possibilità di potenziare, ragazzi, i nostri aspetti come la barra vitale, la barra dello scatto, potenziare le nostre armi. E questa componente action sicuramente mi è piaciuta tanto, perché come ben sapete, ragazzi, io sono il tipo di giocatore che deve andare di solito all'assalto, qua sparo di qua, sparo di là. Quindi diciamo che forse questa componente action spicca probabilmente un pochettino, non di tanto, ma un pochettino di più rispetto alla componente horror, che però è comunque estremamente presente, ragazzi, in questo gioco. Non sono mancati gli spaventi, non sono mancati elementi assolutamente disgustosi. Per quanto riguarda la caratterizzazione tipo dei mostri, ragazzi, sono veramente a bocca aperta, perché ne abbiamo incontrati di diversi e tutti estremamente particolari. Ognuno aveva i propri aspetti caratteristici, insomma, e questa estremamente varia caratterizzazione dei nemici mi è piaciuta tantissimo. Il boss finale, ragazzi, era qualcosa di allucinante. Quindi, per quanto riguarda il gameplay, mi è piaciuto molto. Sicuramente la caratterizzazione dei personaggi, diciamo, così e cos'ha, nel senso che non ci danno molta possibilità di, non so, conoscere per esempio più a fondo i nostri compagni di viaggio, tipo Joseph, tipo la Kidman. Però non è, insomma, su quello che vuole ruotare il gioco. Più che altro si è concentrato sulla storia del nostro protagonista, di Seb Castellanos, che appunto ha un vissuto molto molto particolare. Quindi ci hanno voluto far conoscere un pochettino di più il nostro protagonista attraverso ovviamente il suo diario. Veramente, dal punto di vista generale, ragazzi, il gioco mi è piaciuto veramente molto. E
Cioè, che altro dire? Che altro posso dire? Dal punto di vista sonoro, assolutamente incredibile. La colonna sonora veramente potente. Potrei definirla così. In certi punti veramente molto potente, ragazzi. In certi punti veramente molto presente. Quindi la musica in questo gioco fa veramente sentire la sua presenza. Per quanto riguarda la grafica, ragazzi, niente male. Ovviamente, a causa, ragazzi, del mio computer e la mia scheda video che è un po' vecchia, ho dovuto giocarlo a parametri estremamente bassi. Quindi, di sicuro questo ha influito. Ovviamente non è, è comunque un gioco di un po' di anni fa, quindi non è che possiamo aspettarci chissà cosa. Però direi ben fatto anche dal punto di vista grafico. Direi, ragazzi, che a Devil Within posso dargli un bell'8. Per quanto riguarda anche il resto della storia, ragazzi, ci hanno fatto capire Rubik, insomma, che cosa aveva subito, bla 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 bla, eccetera eccetera. L'unica cosa, non ho capito tantissimo la parte finale, nel senso, perché li stavano tenendo lì. Cioè, forse, non so, avevano come obiettivo appunto quello di far fuori Rubik, questa presenza. Non lo so, ragazzi, questo ovviamente, se è possibile, me lo spiegherà qualcuno di voi. Per cui, wow, io direi comunque che questo gioco un applauso se lo merita. Molti di voi mi hanno chiesto, ragazzi, di fare i DLC. Molti di voi mi hanno chiesto e sicuramente mi chiederanno di portare Devil Within 2. Ma su queste due cose, ragazzi, vi rispondo già subito: non credo che porterò i DLC di Devil Within e non credo, almeno per adesso, di portare Devil Within 2. Vi spiego subito il motivo. Perché, ragazzi, questa serie su Devil Within è durata veramente tantissimo, perché ovviamente negli scorsi mesi ho calato un pochettino la frequenza di pubblicazione e quindi questo fa sì che le serie durino di più. Quindi diciamo che per adesso voglio portare qualcosa di nuovo. E i DLC di Devil Within, ragazzi, sicuro al 98% che non li porterò. Devil Within 2, almeno per adesso, ragazzi, non credo di portarlo, perché mi avete detto che dura anche più del secondo, ha la bellezza di 17 capitoli. Per cui almeno per adesso, ragazzi, il seguito no. In ogni caso, potete star sicuri al 100% che una serie horror sul canale di Giocherini ci sarà sempre, per cui serie horror riprenderà, ragazzi. Quindi io adesso voglio ringraziare, ragazzi, veramente nell'anima tutti quelli che hanno continuato a seguire questa serie, perché nonostante la sua incredibile longevità, gli episodi fino al penultimo hanno sempre superato le 200 views. E so che possono sembrare poche, ragazzi, ma appunto per essere una serie così lunga e per essere un gioco comunque abbastanza ratato, sono risultati veramente incredibili e io non posso che essere contentissima di questa cosa. Quindi veramente grazie di cuore, ragazzi, a tutti quelli che hanno continuato a seguire la serie nonostante tutto, nonostante si sia prolungata per così tanto tempo. Veramente grazie nell'anima, ragazzi, grazie a tutti. Per cui, che dire, questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione e un bdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it, dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.